Presto, allora, il bimbo diventa maggiorenne. Diventa maggiorenne, avremmo questa, se avessimo continuato sarebbe la ventesima edizione. Sarebbe ventenne già, esatto. Sarebbe stata un'altra roba grossa, diciamo, ma comunque grossa, perché dopo il terzo anno di cioè sono passati 3 anni dall'ultima volta, in poche parole. E quindi siamo tutti molto emozionati, credo che questa cosa sia condivisa un po' da tutti, no? Quindi direi che è il tema comune di tutti questo, cioè il ritorno a ritrovarci tutti assieme. Noi che facciamo queste cose per aggregare le persone, in particolar modo siamo molto felici. Io volevo innanzitutto ringraziare chi ha reso possibile questa cosa, innanzitutto il comune di Brivio, che ci ha dato il suo sostegno come sempre. Vorrei che facciate un grosso applauso. Grazie. La Pro Loco di Brivio, che altrettanto ci sostiene con il palco e con l'appoggio che ci danno sempre. E poi l'Osteria del Brau, che qui vi distribuisce da bere alla grande, e che ha curato anche poi il servizio di ristoro che trovate all'esterno. Poi se volete anche andarvi a prendere il caffè nel bar di fronte, là così nessuno ve lo impedisce. Anche loro ci hanno dato una mano dandoci un po' di ombrelloni, un po' di sedie, quindi è tutta una bella comunità. Ecco, esauriti i ringraziamenti, diciamo, di rito, voglio anche però ringraziare i volontari che hanno contribuito a mettere in piedi tutte queste cose. Perché è sempre il bello dell'associazionismo è questo, che ognuno ci mette un po' del proprio. Vi assicuro che non è semplice organizzare una cosa del genere, sembra così semplice, ma basta guardarsi attorno. Però gli sforzi valgono la pena, bastano per lo più. Anzi, qualcosa però la dobbiamo dire. Sì. Le formazioni di questa sera, chiamiamole formazioni anche se sì, il primo sale da solo, alla fine saliranno tutti insieme e sarà una grandissima festa sotto il segno del blues. Esatto. Il progetto Blues Extravaganza, ma prima di tutto ovviamente suoneranno singolarmente. Certo. Il primo penso che lo conosciate ormai tutti, perché è un nome che almeno dal 2010 fa parte della formazione di Davide Van de Scross, quindi faceva, quindi comunque è diventato, ha un suo progetto, ha un suo progetto autonomo, ma come Gnolo Blues Band lo abbiamo già avuto in passato su questo palco e ci ha emozionato, e questa sera penso ci emozionerà. E oltretutto il progetto che ha creato, l'ha creato tramite un progetto crowdfunding e ha spopolato tantissimo. Esatto. Il disco, tra l'altro, Beggars and Liars, lo trovate, ve lo consiglio, qui un disco alla mia destra. Esatto. Veramente bello. Io sarò il primo, ve lo consiglio caldamente, a prenderlo, perché io sono già giù a prenderlo, guarda. Presentalo. È la prima volta, non mi resta, quindi per me è un onore, perché sarebbe la prima volta ufficialmente che lo presento. Ladies and gentlemen, please welcome on the stage Maurizio!